start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi torniamo dopo tanti anni su Automation. Questo è un gioco che vi avevo portato diversi anni fa, è cambiato tanto, ve lo voglio riportare perché magari tanti di voi non hanno visto il video precedentemente pubblicato, appunto voglio portarvelo perché è cambiato tanto e ho deciso di fare un video abbastanza completo, non sarà un tutorial ma vi spiego a grandi linee che cos'è il gioco oggi e appunto per fare un video più completo ho portato una persona che lo ha giocato veramente centinaia di ore e ci potrà magari correggere, insomma, e lui è ovviamente Ibu90. Ciao a tutti. Ok, allora, ci eravamo lasciati anni fa con questa generazione, diciamo, di auto, di motore che finivano lì. Ora c'è la campagna, c'è un sistema di mercato, ovviamente se non vi piace né progettare auto né perdere tempo con i vari settaggi, non vi piacciono i giochi gestionali, e chiudete il video, insomma, non comprerete il gioco sicuramente. Ma se siete appassionati di questo, tenete conto che nonostante la sua grafica molto schematica, molto fatta a numeri, grafici e comunque anche una rappresentazione 3D non male del motore, qui potrete tenere sotto controllo e costruire le vostre fabbriche, sia di motori che di auto, nelle varie epoche storiche, insomma, che vanno dal 46-45 fino al 2020-2030. Iniziamo una campagna, giusto così, perché è una cosa che appunto non c'era, dove potete scegliere il nome della compagnia e un paese. Non c'era la mappa. La mappa c'è se vai su avanzato, che ti fa vedere un po' più. Perfetto, giusto per chiedo informazioni perché. E mi dicevi che qui si ispirano a paesi come Russia, America, l'Italia, la Svezia. Svezia potrebbe essere un paese. Ok, e questa è gli Emirati, insomma, quelle zone lì. Che cosa cambia? Beh, qua, giusto per farvi capire il livello, ogni stato parte scoprendo in un determinato anno gli altri e quindi potendoci commerciare appunto da quell'anno lì, ma soprattutto hanno un target diverso di, diciamo, auto preferite. Allora, noi iniziamo con la Fruinia, l'Italia, ma poi mi pare, mi hai detto che lo cambieranno ancora e diventeranno forse paesi reali poi in futuro. E quando uscirà la versione definitiva dicono che faranno proprio un mappamondo, non so se più o meno realistico, ma con varie zone. Ok, queste sono impostazioni casuali. In che cosa consiste il gioco? Detta molto in sintesi, costruirete le vostre auto, le fabbricherete, le aggiornerete, cercherete di guadagnare soldi, di sbaragliare la concorrenza, ma tutto finirà con l'anno di termine della campagna. A quel punto vi verrà dato un punteggio determinato anche da un moltiplicatore, perché se lo giocate a difficile il moltiplicatore sale tanto e quindi è una sfida contro voi stessi, ma noi vogliamo solo vedere così a grandi linee quello che si può fare e quindi lo guardiamo velocemente. La prima cosa che dobbiamo fare dopo aver fondato la Indie Motors è quella di costruire una nuova auto. Il gioco è in italiano, ma tutte le aggiunte nuove non sono state ancora tradotte. Queste sono tutte le varie categorie e qua ovviamente ci sono mille cose da dire perché questo è quello che preferisce, diciamo, se non sbaglio, la nostra, diciamo, nazione, con un bacino di utenza determinato, con una desiderabilità di un certo tipo, ma con anche, adesso correggimi, vedete qua c'è la dimensione demografica dei cittadini, ma dobbiamo tenere conto, e questo gioco non lo dice, anche di quanto la gente ci conosce, perché magari la popolazione è numerosa, ma non ci conosce nessuno, e quindi il numero di persone che al momento dell'inizio della campagna che potranno acquistare l'auto sono veramente poche. Questo, in sintesi, è quello che è giusto. Sì, è giusto. C'è la spuntina, volendo, limita con consapevolezza. Eccolo qua, e questo è quello che cercavo. Ecco, questo è quello che le persone che possono
essere interessate a un'auto di questo tipo. Quindi io posso... Ho scelto Etvesi alla fine? No, sono tutte e due scelte. Ah, ok, ok. Perché già attivi. Ok. Io scelgo un progetto auto. Qua posso farlo, ma tanto lo faccio generare alla IA, tanto possiamo andare a modificarlo dopo. Tra l'altro, mentre genera, vi spiego, potete, se possedete BMG, il gioco di simulazione di guida auto, potete esportare le auto e provarle su pista. Allora, l'auto è stata generata. Viene generata sempre a caso, anche perché avevamo fatto una prova prima e c'era qualche problemino in più. Sì, sono abbastanza casuali, tenendo conto della categoria che gli hai dato tu comunque. Sì. Qua abbiamo tutti dei... La è quella più verde, è quella più affine al genere. Ecco, poi abbiamo una serie di parametri. Questa è una schermata, una delle tante simili, che ci accompagneranno per tutta la durata del gioco. E se la tipologia di gioco vi piace, ci passerete centinaia di ore. Quindi ve lo dico, se odiate la grafica, se non vi piace, lasciate perdere. Questi sono tutti i parametri. Ci sono mille modi poi di fare le cose, di vedere come i parametri cambiano in base alle nostre modifiche. Ma in sintesi, adesso è stato tutto creato. Abbiamo il nostro motore che è stato fabbricato dalla IA, ma che in realtà di base, senza usare una generazione che non ha senso usare, potremmo andare a modificare noi. Adesso devo capire. Ok, questi sono i dati. Delle varie cose potete andare a vedere il tipo di carburatore, le valvole, tutto. Qua potete, vedete, scegliere se fare i cilindri in linea, a V60, V90, boxer, quanti cilindri, quanti pistoni, insomma. Il materiale, la distanza, la cilindrata in pratica, la testata, le valvole, il materiale della testata, aumentare la qualità, quindi spingerla verso l'alto. E abbiamo anche altre cose, tra cui anche alla fine, una volta che poi noi abbiamo... e adesso ho ricliccato per sbaglio, abbiamo fatto tutto, determinato tutto, possiamo andare anche addirittura a vedere il motore all'opera. Quindi possiamo andare a vedere come funziona andando, ho toccato quello sbagliato, c'è un tastino per provare il motore, l'ultimo blu. Ah, ok, giusto, che bene, giusto, l'ho fatto prima. Possiamo andare a testarlo manualmente. E ovviamente se abbiamo esagerato, vedete qua, vedete proprio tutte le esplosioni, possiamo rimontare. E la forma, pensate, anche dello scarico e delle varie cose, cambia anche in base ai parametri che voi mettete. Quindi noi ipotizziamo, abbiamo il nostro motore, andiamo, l'auto è stata generata così dalla IA, possiamo andare a scegliere i vari tipi di telaio, ce ne sono diversi, ovviamente in proporzione anche all'epoca in cui ci troviamo, farla 3, 5 o 4 porte, potete andare poi a personalizzare le varie cose, ma in realtà questo è un peccato, secondo me poi magari ci sbagliamo o magari lo correggeranno in futuro, ma Ibu mi spiegava che mettendo o non mettendo queste decorazioni come i fari, le frecce, così non cambia la valutazione, non cambia la desiderabilità dell'auto. L'unica cosa che ha effetto sono le parti aerodinamiche, tipo l'alettone, le minigonne, quelle si fanno. Ok, sì, perché avevamo fatto anche un test, non versione della carrozzeria, abbiamo il tipo di vernice, ovviamente la macchina italiana deve essere rossa per forza, il tipo di trasmissione, anche qui possiamo andare a cambiarla, possiamo cambiare il tipo di ruote da sterrato, potete modificare tutto, i freni, l'aerodinamica, vedere come cambiano. Qua ovviamente servirebbe un tutorial iper approfondito che solo Ibu può farvi, perché io l'ho visto, appunto, è una roba proprio da, non è impossibile, anzi è tutto molto avete proprio il risultato sul grafico, quindi si tratta solo di capire cosa fa cosa e andare a farlo, però ecco, bisogna essere veramente, veramente appassionati. Addirittura gli interni, se dotare l'auto di un dispositivo di intrattenimento, le radio AM premium di lusso, non mettere nulla, quanti sedili mettere, aggiungerne, farla più familiare, più sportiva, insomma così. C'è anche la pista di prova, che non abbiamo provato, però è possibile anche testare l'auto in pista.
E una volta completato viene una delle cose che secondo me, vabbè, qua ci dice che ha dei problemi, e questo può generare, mi spiegavi, dei richiami o comunque dei problemi in produzione e quindi dover spendere soldi per sistemare dopo la produzione dell'auto. Esatto. Ecco, la cosa che mi spiegavi, che poi secondo me è una delle più interessanti, è il discorso della fabbrica, perché non è, questo ricorda molto, secondo me, anche quei giochi un po' alla Mad Games Tycoon, cioè dove tu progetti, però in modo molto più dettagliato ovviamente rispetto a quei giochi, ma la cosa bella viene anche per quanto riguarda la fabbrica, le fabbriche, il capitolo fabbriche è veramente molto bello. Inizio, prima che mi passi di mente, sapete che potete, quando voi avete costruito un'auto ed è in produzione, è in vendita, potete fare un restyling, quindi andare a modificare, migliorare delle parti dell'auto o anche del motore, credo, sì. E rimetterla in vendita come la versione nuova, la nuova punto, la nuova 1, insomma, potete fare quello che volete. Ma la parte delle fabbriche è molto bella perché, adesso io intanto sto andando avanti, qua vedete, potete scegliere, qua se vuoi spiegare un attimo tu, a livello di attrezzature, i processi, i turni addirittura. Allora, si possono scegliere vari fattori, l'attrezzatura, se il processo è ottimizzato o dispendioso, vanno a influire su il tempo di produzione effettivo dei componenti, quindi della macchina, e anche sui costi. Se provi a pacciugare un po' gli slider, vedrai che il costo totale magari della macchina, vedi che cambiano i numeri, costa di più, costa di meno, richiede più unità di lavoro, che sarebbero le ore lavoratore, se vogliamo vederla così, costa di più il progetto. E anche questi qua vanno a fare il prezzo finale della macchina, quindi metterli a casa, ok, se uno è veramente appassionato ci prova a cambiare di 2, di 3 e riesce a fare quei $500 in più macchina. Una cosa interessante è proprio quello slide che stai toccando adesso, che è lavoro apprendimento. Praticamente man mano che la tua società produce lo stesso tipo di motore, lo stesso tipo di sospensione, lo stesso tipo di veicolo, diventa più brava e alzando l'apprendimento, quindi lasciando agli ingegneri un po' di tempo per studiare, aumenti questa familiarità. La prossima macchina che fai simile a questa ti verrà a costare meno e ci metteranno meno tempo. Ok, io vado avanti intanto e qua andiamo a vedere la fabbricazione. Qua stessa cosa che abbiamo fatto prima. Prima è il processo, quindi come hai pensato, studiato la macchina, questa è come hai fatto la fabbrica. Ok. Ovviamente se pensi a un processo totalmente automatizzato e ci metti l'operaio con la lima e il martello, sicuramente non sarà efficiente come okay. Progetto. E qui andiamo a vedere la fabbrica. Ovviamente per determinati progetti mi spiegavi che servono dei macchinari o comunque delle fonderie di un certo tipo. Se non li abbiamo dobbiamo costruirli, oppure può darsi che vengano scoperti in seguito. Quindi... Esatto, sì, anche con la ricerca verranno fuori nuove tipologie di lavorazione. Qua stiamo costruendo. Qua costruisci la fabbrica. Tu a meno che non l'abbiamo già. Fabbrica, sì, parti con una fabbrica medio 1, che nelle impostazioni che avevi messo è medio 1, puoi anche decidere di partire senza nulla e costruirla da zero. E la fabbrica poi ci dovrai fare manutenzione. Esatto, quindi se hai una fabbrica enorme per produrre 4 macchine, vai in perdita. È tutto molto, cioè la fase gestionale è molto difficile, molto da fare ragionando, non puoi buttarla di tanto a caso. Questa è la produzione del motore invece? Io intanto vado avanti così almeno. Sì, sì. Qualità degli utensili. Soglia qua. Si va sempre avanti. Sistemata la fabbrica del motore ti farà fare la fabbrica generica della macchina, che è esattamente uguale a quella dei motori. In questo caso però dobbiamo fare questo, l'impianto di galvanizzazione, che costa 40 milioni. Ecco, tutte quelle aggiunte extra, se tu fai la macchina manualmente, non dall'IA, ogni volta che scegli qualcosa che richiederà l'obbligo di organizzazione, ti esce la spuntina e te lo fa vedere. Questi sono i turni. Questi sono i turni di lavorazione. Turni minimi, turni massimi, l'obiettivo,
la paga dei lavoratori, se li paghi di più sono più contenti, lavorano meglio, ovviamente. E qua ci sono le curve della qualità costitutiva previste nei prossimi anni. Con questi parametri. Con questi parametri. Se la qualità cala, va sotto un certo standard, viene fuori quel famoso richiamo che dicevamo prima, cioè ti esce un messaggio dove il motore non funziona, la sospensione non funziona, devi pagare dei soldi per sistemare il problema. E poi bisogna sempre fare attenzione a un discorso di scorte in magazzino, bisogna produrre, allora correggimi poi se è sbagliato, ma la produzione di motori di pari passo a quelle dei telai, sì, e non avere troppe auto in magazzino. Esatto. O averle per un motivo. Puoi averle, puoi decidere manualmente di fare tanto magazzino, se poi vedi un aggiornamento della fabbrica, una costruzione che te la tiene ferma 6 mesi, allora fai il magazzino per i 6 mesi. E mi spiegavi che si fa qua. Qua esatto. Stiamo giocando, cioè il gioco adesso è qui, va avanti da qui, abbiamo sott'occhio tutto da qui, poi ovviamente si può andare nelle varie cose, ma possiamo cliccare e dirgli di... Questo è fammi dallo stock, fammi dal magazzino per quel quadratino, quindi saranno 6 mesi, 8 mesi, che puoi allargare e stringere. Tu cominci a produrre oltre la richiesta per farmi il magazzino. Devi riempirmi quei 6 mesi in cui non ci sarà produzione. Ok, voglio chiudere un anno. Io tengo tutto quest'anno, anzi no, facciamo che l'anno prossimo. Io tengo chiuso tutto l'anno. Certo. Sì, tengo chiuso... Vabbè, no, non lo posso fare. No, sì, puoi, ma probabilmente c'è qualche problemino. Ok. Comunque, io conto di tenere chiuso all'inizio del 49 perché voglio fare un ampliamento della fabbrica o chissà quale altra cosa, e qua mi produrrà il doppio in modo da essere coperto in questa zona qui. Esatto. Diamo un'occhiata veloce perché poi il gioco si svolge tutto qui, cioè io avvio, vedo quello che succede, vedo l'andamento del mercato. E finalmente un gioco dove non c'è la certezza una volta che tu produci di andare in positivo, perché il mercato fluttua. Esatto. E quindi può esserci un calo, la tua auto può essere un flop, o i competitor potrebbero aver prodotto qualcosa di molto più bello rispetto al tuo. Diamo un'occhiata velocemente agli altri menu. Questo sono i redditi, da cui non so più uscire. In basso a destra. Torna alla pagina principale. Sì, sì, no, ok. Mercati globali e tendenze, quello che abbiamo visto prima. Esatto, adesso con i dati aggiornati alle tue vendite. Ok, per tornare indietro non mi ricordo mai. Lì. Ok. Poi, volevo vedere la ricerca. È quello con i 5 slider lì a destra. Questo. La ricerca e sviluppo sono questi. Praticamente la ricerca ti dà questi più 3, più 4 che vedi lì a sinistra. Tu parti con un bonus di base di più 3 perché è stato scelto così inizio partita. Sì, è una cosa fatta a caso. Esatto. Che sei più avanti di 3 anni rispetto Sei più avanti di 3 anni rispetto al mondo normale. Quindi tu le tecnologie le scopri 3 anni prima e inoltre hai una qualità base di più 3. Quando prima stavi provando ad alzare la qualità, la tua base è più 3. Quindi fai cose più belle e le fai prima rispetto alla concorrenza, che è un po'... tutto il segreto per fare macchina. E si arriva fino al 2023, perché mi sono fatto prendere, auto manuale 9, auto manuale 10, la sicurezza degli anni 20 di questi anni, queste sono tutte le cose che sbloccheremo, infotainment, tutte le cose che si sbloccheranno fino al 2040. Ah, forse l'hanno allungato ancora fino al 40 allora. Ok, si gioca quasi un'ottantina d'anni? Novantina d'anni, anzi. Quindi, ovviamente, gli anni passano veloci. Cioè, se voi avviate una partita e state lì e guardate a velocità 5, in 20 minuti siete arrivati alla fine, forse anche prima, e finisce lì senza aver neanche giocato. Cioè, dovete essere appassionati. Ora vediamo l'evoluzione di quello che sta succedendo, stiamo perdendo soldi, siamo in perdita, uno mette in pausa, analizza, però siamo ancora in fase di progettazione, stiamo lavorando in fabbrica. A questo punto la produzione comincia, siamo sotto di 1 milione, siamo
Stiamo facendo. Cominciare a vendere e andare in positivo. Stiamo iniziando a vendere, ovviamente. Siamo una marca, una fabbrica comunque sconosciuta ancora. Si arriverà fino a guadagnare miliardi di dollari, insomma, e pagare di conseguenza niente tasse ora che abbiamo un guadagno nullo, fino a miliardi di tasse, come tu ben sai. Immagino come a te è successo, insomma, me lo dicevi. E anche lì un po' di finanza non fa male, perché l'anno che guadagni tanto compri una fabbrica nuova, così abbatti gli utili e freghi lo Stato. Ecco, questo magari... No, non sei sicuramente il primo che lo dice e quindi va tutto bene. No, nel senso, parte la battuta, che si è giocato a difficoltà alte soprattutto... Va, cioè deve piacere proprio tutta la gestione, stare attenti anche ai dettagli. Se non piace questo genere di gioco, non lo consiglio assolutamente, perché alla fin fine è questo, ci sono dei numeri che girano, non è che sei in pista e corri con la tua macchina, a meno che esporti i modelli su BMG, che potrebbe essere anche una buona soluzione. Altrimenti si può usare l'IA e usare tutte le facilitazioni del caso per renderlo un gioco un po' più approcciabile anche a chi non è proprio... Ma non ha senso, secondo me, no, perché no. Deve piacere usarlo, comprarlo per usarci la IA e vedere solo i modelli fatti dal computer, secondo me ha poco senso. Non ha senso. E niente, questa era una breve, una ventina di minuti di presentazione di com'è diventato questo gioco. Ho portato Ibu perché, appunto, come ho fatto in passato anche con ad esempio Mr. Delleric, per portarvi il parere di un esperto di, in quel caso, Going Medieval, oggi vi ho portato il gradito aiuto di Ibu90. Spero il gioco vi sia piaciuto, noi vi salutiamo e prossimo gameplay fatemi sapere ovviamente qua sotto cosa ne pensate nei commenti. Alla prossima e ciao ciao! Ciao! Oh.